Ciao, benvenuti a Cazzeggio. Ciao, benvenuti a un altro episodio di Cazzeggio Catabiotico. Anche questa puntetone dal colore di retro computing. Oggi andremo a esplorare una serie di riviste super. Questa è del 1984. Super Vic, andiamo a vedere, diciamo, di cosa parlavano nel 1984, giugno 1984. La rivista di circa 68 pagine, la guarderemo a doppia pagina. Dunque, andiamo a vedere. Pagina 7, qualcosa di nuovo. 11, novità software. 13, anatomia di un computer. 17, il bus seriale del VIC-20. Poi abbiamo rubrica LOAD, una serie di, diciamo, probabilmente sono trucchi e trucchetti e programmazioni. VIC Sound, recensioni software, input, output, piccoli annunci. Ok, andiamo a vedere. Questa è una rivista dedicata nel 1984 al Commodore VIC-20. Qui spazio con le lettere. If then, anatomia di un computer, qui si fa divulgazione di cosa c'era sulla scheda madre del VIC-20, un piccolo chip sonoro e un piccolo chip video. Con il microprocessore c'era soltanto 5K, anzi 4K di memoria, non ci si faceva quasi nulla praticamente, anzi praticamente nulla. Bus seriale del VIC e del Commodore 64, piccola guida con input dei programmi, load, ok. Mai più errori di ortografia, quindi praticamente era l'epoca in cui, diciamo, le riviste davano listati, non erano particolarmente lunghi, si comprava le riviste, si leggevano, i più arditi scrivevano praticamente i vari programmi e poi li salvavano sulla cassetta. Ecco, non era particolarmente lungo un programmino fatto così. Qui hanno dato anche altri numeri di riga, ma comunque ecco, qui invece la situazione era completamente diversa, perché come potete vedere al video che è una ossa notevole da inserire tutta questa roba per leggere. Altre pagine, qui recensione di giochi con un gioco con un relativo listato, un altro programmino di gioco, lo scalatore con il relativo listato, Discman, anche lì un altro listato con il programmino, fare musica con il computer, ecco qui veniva dato pick e poke, un po' di istruzioni con un programmone. Un altro programmone tutto da inserire, boia, vi ci voglio, e poi altri programmoni. Poi Music Editor per Commodore 64, VIC Sound, qui si spiegava il suono, come programmare e come fare musica, un programmone Music Editor per Commodore 64, e poi recensioni di software. Spazio libri, eventualmente da comprare come bibliografia. Piccoli annunci, qui c'erano già un po' di annunci su chi voleva andare a comprare le cose. E poi praticamente passiamo. Sinclair, questo è del maggio 1984. Andiamo a vedere in questa rivista dedicata al Sinclair di cosa ragionavano nel 1984. 84 pagine, la guarderemo a doppie pagine per fare qui. La parola ai lettori, posta dei lettori, open, lo Spectrum, il QL e le altre notizie sul personal computer del World Show. Poi abbiamo un articolo su Arriva lo ZX Spectrum, logo e tartarughe, come realizzare un'interfaccia, le soluzioni ATIC-ATAC, Formula 1, ZX81 di disegno in prospettiva, caratteri grafici e linguaggio macchina, generatore di caratteri. Qua abbiamo spazio run, recensioni software, prima c'era utilizzo dettagliato dei grafici, ZX Club, diciamo spazio con la posta in mercatino e piccoli annunci. Ok, vediamo un po' a vedere cosa c'era per collaborare con Super Sinclair, sposta lo Spectrum QL e gli altri, notizie dal Personal Computer World Show, questo è del maggio 1984. E qui abbiamo un po' di notizie, il link per andare a scaricare queste retro riviste lo trovate in descrizione. Smaug,
macchine per ufficio, personal computer, ecco creato macchine per ufficio, che ancora nel 1984 non computer, insomma, era un po' roba per ricchi. Arriva lo ZX Spectrum, logo tartaruga, sì, il mercato non cominciò a aprire il Commodore VIC-20 nel 1984, però diciamo che il grosso lo fece poi il Commodore 64. Come realizzare un'interfaccia? Sì, perché il Sinclair praticamente per gestire microdrive, per gestire stampanti, per gestire un po' tutto quello che occorreva, diciamo, come periferica esterna, tranne il registratore che ci aveva la presa, diciamo, il registratore monitor, diciamo, e l'uscita televisione che ce l'aveva, per il resto se volevate attaccarci una stampante vi serviva un'interfaccia, se ci volevate attaccare un disk drive vi serviva un'interfaccia, e peraltro se ci avevate una stampante non ci potevate mettere un drive, se ci avevate un drive non ci potevate mettere una stampante, d'altro canto se ci avevate un drive della stampante comunque non ci facevate nulla, perché con una tastiera penosa come questa, ecco, non ci facevate una mazza. Comunque aveva bisogno di un'interfaccia esterna, e qui veniva spiegato come fare un progettino di elettronica, ovviamente per smanettoni, ad esempio, diciamo studenti dell'IT oppure di elettronico di informatica. Randomizer, soluzioni di ATIC e di ATAC, qui si sperava praticamente all'interno, diciamo, delle cose del Sinclair, piccola guida all'input dei programmi. Poi che cosa abbiamo qui? Un po' di listati per i giochi. Strano che non desse una cartuccia, una rivista così, ecco, così come il Commodore VIC-20, che il per il Sinclair, diciamo, era l'epoca in cui un po' tutti avevano il registratore, quindi forse era meglio mettere una cassetta, che peraltro praticamente farle acquistare su prenotazione non costavano poi neanche poi molto le cassette, assolutamente, per farci delle copie. Strano, magari potevano mettere un form per fare l'acquisto, diciamo, salvo un piccolo rimborso spese per le poste, diciamo, per arrivare il costo della cassetta e il costo della spedizione postale, avrebbero potuto mettere un generatore di caratteri, ma era l'epoca in cui davano praticamente, nell'84 ancora davano i listati, poi più avanti nell'86 incominciarono a smettere di dare i listati, perché 86-87 i programmi erano diventati lunghi, ci volevano i dischetti. Recensioni software, qui ancora era l'epoca che i programmi erano corti, perché col Commodore VIC-20 c'era il 4K e quindi di conseguenza con 4K c'era molta poca roba, se ci considerate, diciamo, lo spazio della RAM che era gestita per il video e per le variabili. Gli stati dei giochi erano veramente cortissimi, e anche per il Sinclair se c'aveva praticamente 8 o 16K. Più avanti, quando cominciarono a espandersi le cose, la situazione cambiò. Ecco, abbiamo finito. Passiamo a MSX. Questo è del gennaio del 1985, 52 pagine rispetto al Sinclair e al Commodore VIC-20. Quindi a Super Sinclair e a Super VIC-20 c'erano 30 pagine in meno, quindi vuol dire che era meno letta e c'erano meno utenti che la compravano rispetto, diciamo, agli utenti Sinclair e agli utenti del Commodore VIC-20. Andiamo a vedere cosa c'era più o meno nel gennaio 1985 su Super MSX. Vediamo un po'. Read and write, open, l'attualità, run, diciamo, forse dei giochi, con vari, probabilmente con gli stati vedremo, load, il gioco degli animali, archivi libri e quant'altro, il mercatino. Via! Andiamo a vedere un po' di notizie in bianco e nero. Quick Disk Drive, MSX in rete, un po' di informazioni qua e là, libri e filmati di Jackson, pubblicità, notizie e attualità. C'è della roba, forse è stata cancellata. Vediamo un po'. Recensioni software, Creative Graphics, Surgery, poi abbiamo VD Pro, Zaxxon, Hyper Viper, Buck Rogers, Hunchback, Binary Land, Pitfall 2, Battle Cross. Via.
vediamo un po' cosa c'è. Siamo già a pagina 31 più o meno, abbiamo passato la metà. Il gioco degli animali, ovvero imparare a giocare. C'era qualche riga con un po' di programma un po' non particolarmente lungo, insomma. Sprite designer, il gioco dei 4 non era particolarmente, erano programmi particolarmente lunghi. Keep Libby, questo un po' decisamente più lungo, ecco. Ampio spazio le RAM con le relative subroutine. Load, il treno, questo è decisamente un listato molto più impegnativo sia come numero e come lunghezza. Caccia e mangia, pubblicità, ecco. Passiamo Super oltre. Commodore 16, un'altra rivista del gruppo Super, il gruppo editrice JSoft, dal nome Super, il prefisso, poi il nome del computer. Poca fantasia ma molto efficace per i lettori che indubbiamente capivano al volo se la rivista era per Commodore 16, per Sinclair, per VIC-20, Commodore 64, MSX. Andiamo a vedere il numero di Super Commodore 16 del febbraio 1985. Questa è la rivistina interamente dedicata al Commodore 16. Di cosa ragionavano sul Commodore 16? Ci ho fatto vari podcast, i link li trovate in descrizione. La rivista di 68 pagine. Screen 40 per VIC-20, File Protector, Music Maker per VIC-20, generatore di caratteri per Commodore 16 e Plus 4. Via! C'era anche spazio per il Plus 4. Andiamo a vedere cosa c'è. Posto dei lettori, una finestra sul mondo, telecomunicazioni, i primi passi, come riallineare la testina del drive 1541. Erano cazzi, non c'era nulla da fare, si spaccava, voglia riallineare le seghe. Per screen 40 per VIC-20, Rally Bruco, File Protection, Music Maker, La Fabbrica Gelata, Alpha Anxiety per VIC-20, Alien per VIC-20, calcolatrice elettronica per Commodore 16 Plus 4, botta e risposta per 16 Plus 4, rettangoli per Commodore 16 Plus 4, personaggio per VIC-20, generatore di carattere per Commodore 16 Plus 4, recensioni, libri, piccoli annunci. Ok, un listato appena iniziato, la sposta, una finestra sul mondo, un po' di informazioni che c'era sul Commodore 16, telecomunicazioni, i primi passi, veramente i primi, perché all'epoca c'era sempre lo scatto alla risposta, la fatturazione a tempo, peraltro con gli scatti, come riallineare la testina del drive 1541, buttando via tutto e comprando un registratore oppure comprando un disk drive per Apple II con un Apple II, e con quello si era risorto. Piccola guida del principiante, piccola guida per l'input dei programmi, screen 40 per VIC-20. Boh, guarda il listato, l'ha inserito nella bossi. Mamma mia. Rally Bruco per Commodore 16 Plus 4, ecco, un altro listato bello lungo. File Protector, mamma mia ragazzi. Boia, guarda lì. Music Maker per VIC-20, è decisamente più corto. Fabbrica Gelata per VIC-20. Alpha Anxiety per VIC-20. Alien per VIC-20. Calcolatrice elettronica per Commodore 16 Plus 4. Eccolo qua. Botta e risposta qui per Commodore 16 Plus 4. Forse un test per rettangoli, per conoscere la macchina. Personaggio del VIC-20. Vabbè, generatore di caratteri. Vediamo un po'. Mercatino, piccoli annunci, pubblicità, siamo arrivati oltre. Passiamo per Plus 4, VIC-20 e Commodore 16. Questo è del gennaio 1985. Plus 4 è scritto un po' più grosso. VIC-20 era stato messo in ombra dal Commodore 64 e C16 non andava da nessuna parte.
una rivista, diciamo, per macchine decisamente minorate. Allora, di cosa parlavano? SpeedScript 3.0, scacchi per VIC-20, Minbuster, parola per Commodore 16 plus 4, paroliere, pardon, sistemi di protezione a parole e chiavi per programmi in Basic. Ora, cosa particolare è che mentre che Commodore 16 plus 4 erano compatibili perché entrambi avevano il chip TED, il VIC-20 era incompatibile con il Commodore 16 plus 4. È insolito che sia stato messo insieme praticamente a queste altre macchine, anche perché vabbè, era stato messo da parte dal Commodore 64, ma essendo incompatibile con Commodore 16 plus 4 e con 4K praticamente non ci si faceva nulla. Diciamo, era simile al Commodore 16, questo c'aveva 5K, questo c'aveva 4K, ma erano entrambe le macchine non compatibili. Plus 4 già era una cosa diversa perché c'era 64K, però era incompatibile con Commodore 64. Boh, andiamo a vedere di cosa parlavano. Sistemi di protezione, le novità dell'ultimo Consumer Electronic Show, le ROM del VIC-20, la possibilità di spostare aree di memoria, paroliere, refilling system per VIC-20, SpeedScript per VIC-20, scacchi per VIC-20, Minibuster, ecco, tutta roba che praticamente era qui per Commodore 16, ma tre programmi per VIC-20 che non giravano probabilmente sul Plus 4, a meno che diciamo, se c'erano già delle POC o delle invocazioni, diciamo, del chip TED, non andava nulla. Andiamo a vedere velocemente questa rivista, che mi sa che ha durato poco perché erano macchine che andavano verso la fine. Questo era il Commodore 128D, questa è un'Amiga, direi probabilmente un'Amiga 2000, ROM del VIC-20, possibilità di spostare aree di memoria, paroliere per Commodore 16 plus 4, refilling, gli stati ormai erano macchine morte, questi di già c'erano un po' camera RAM, poi dopo SpeedScript con l'uscita, ci facevi nulla con SpeedScript, con 4K col VIC-20 ci facevi niente. Boh, scacchi per VIC-20, che aveva un piatto il VIC-20 era la spararsi nella testa. Recensioni, libri, piccoli annunci. Ecco, abbiamo già finito. Passiamo al numero della rivista Super Commodore 64. Questa è del settembre 1985. Qui parlavano solo ed esclusivamente del Commodore 64, che con 64K già ci si poteva fare qualche cosa. Cominciare da un po' di produttività personale con i word processor, spreadsheet e database. Non erano eccezionali quelli per Commodore 64. Peraltro il Commodore 64 ci aveva anche la grande magagna di avere unità di archiviazione veramente rognose, perché se avevate comprato un Commodore 64 con un disk 2 vi eravate presi un'inculata mega galattica, perché si spaccava il disco e avevate praticamente una periferica inutilizzabile con i vaini buttati dalla finestra, e dovevate ripiegare praticamente su un registratore sempre Commodore, perché diciamo non era possibile agganciarsi altri diciamo registratori con il contatore, perché c'era una conversione analogica digitale sul bus. Quindi diciamo il Commodore 64 ci ha sempre avuto la grossa magagna delle unità di archiviazione, oltre al fatto che il software per produttività personale non svettava. I pregi erano che c'aveva un ottimo manuale utente, come abbiamo visto, c'aveva l'accelerazione hardware praticamente per la grafica e per il sonoro, però diciamo che nel complesso, anche se all'inizio costava molto, poi dopo però scese di prezzo, però diciamo che come macchina gli utenti commodoristi del Commodore 64 lo ricorderanno con affetto, però diciamo anche il Commodore 64 aveva i suoi difetti e non erano pochi se si incominciava a voler fare qualche cosa di più del gioco con il Commodore 64, perché indubbiamente la produttività personale era un problema a causa delle periferiche, che sono sempre stata una rogna grossissima, per cui in sostanza ecco
bisognava adattarsi a vivere solo e esclusivamente con un registratore a cassetta, perché se vi eravate avventurati in un disk drive, l'avevate preso diciamo una sola tremenda, e se dal registratore pensavate di passare successivamente al disk drive, ecco, avevate preso e buttato vaini dalla finestra. Andiamo a vedere di cosa parlavano diciamo nel settembre del 1985 su Super Commodore 64, una rivista di 88 pagine. La novità dell'ultimo Computer Electronic Show, le ROM del Commodore 64, allenamento professionale per registratore Commodore, refilling system scacchi, speed script e Mind Booster Over the Rainbow, recensioni di libri e qualcosa. Ecco, i registratori della Commodore, oltre diciamo a essere lenti, sono sempre stati rognosi appunto per il fatto che avevano una doppia conversione analogica digitale. Poi ci avevano messo degli turbo registratori per accelerare, per cercare di snellire un po' la cosa, però sono sempre state unità veramente molto lente. Erano affidabili, non avevano le rogne del disk drive della Commodore, però indubbiamente erano lenti. Allora, piccola guida del principiante per collaborare, ok list, piccola guida per input dei programmi, spazio con la posta dei lettori, le novità dell'ultimo consumer show, ecco qui Commodore 128 e Commodore Amiga 2000, che queste però non erano macchine praticamente per l'home computer, perché l'Amiga 2000 costava un botto e il Commodore 128D, questa era la versione col Commodore 128D col CPM, avrebbe dovuto nell'immaginario di Commodore essere praticamente una macchina business computing per artigiani, liberi professionisti, piccole imprese. Fu un flop tremendo, ci ho fatto un podcast proprio per parlare di questa cosa, lo trovate linkato in descrizione di playlist del Fare Retro Computing nel podcast VIC-20 contro Commodore 128 e Commodore 128D. Qui abbiamo un listato, le ROM del Commodore 64 e la possibilità di spostare aree di memoria. Qui si faceva divulgazione, allenatore professionale per registratori Commodore, real filling del system per andare diciamo a potenziarlo un po' con un programma bello lungo, accidenti, scacchi, programma di scacchi. Oddio, i programmi per Commodore 64 se ne trovava a iosa sulle cassette, anche scambiando o comprandoli nei negozi, quindi di certo gli utenti non avevano bisogno di andare a trascrivere tutta questa roba per avere un programma di scacchi per Commodore 64. Activision, vari giochi, dialogue, qualche informazione, questi sono diciamo sicuramente il Summer Games 2, c'era anche per della Apex, anche per Apple 2, ma indubbiamente per Commodore erano molto tutto più veloci a causa dell'accelerazione hardware. Ci ho fatto un podcast sul ritardo degli Apple 2, la mancanza del chip audio e del chip video. Eccolo, l'inculata del disk drive 1541, mamma mia. Passiamo oltre, qui altre notizie sui giochi, il link per scaricare altre riviste diciamo del G-Soft, il Super Commodore, lo trovate in descrizione. Qui speed script, anche lì non c'era, l'utente non aveva proprio bisogno di andare a scrivere tutta questa po' di roba per avere praticamente un mini word processor, perché si potevano trovare su cassetta, erano magari lenti, ci voleva tanta pazienza, però indubbiamente era meglio che stare a scrivere tutta questa roba B. Over the Rainbow, qui un programma sonoro per Commodore 64, non si capisce perché nell'85 già non ci mettevano una cassetta allegata alla rivista, un mistero anche lì. Vabbè, questo è l'ultimo, noi siamo alla pagina, arrivati in fondo, ecco, siamo arrivati in fondo. Se volete andare a scaricare altri numeri della rivista Super, Super Commodore 64, Super Sinclair, Super MSX, Super Commodore 16, Super VIC-20 della JSoft, il link lo trovate in descrizione. Per questa puntata è tutto, un salutone, ciao, alla prossima.